Buongiorno a tutti. Conoscerete senz'altro il problema dell'eccessivo consumo di plastica a livello mondiale. Molti di voi avranno visto le isole di plastica che stazionano negli oceani. La plastica è un materiale che non si degrada facilmente, impiega anche centinaia e migliaia di anni. E quindi imperativo per tutti ridurne l'uso. Abbiamo già raggiunto livelli di differenziata molto elevati, abbiamo sfiorato il 90%, una percentuale che è davvero notevole per una città delle dimensioni di Bra. Abbiamo fatto molto, i cittadini hanno dimostrato una grandissima sensibilità, per questo ci rivolgiamo a loro per fare ancora meglio. Dobbiamo differenziare in modo più corretto e meglio i materiali, quindi migliorare la qualità della differenziata, dobbiamo ridurne il volume e se possibile dobbiamo ridurne il consumo e l'acquisto e quindi ridurre ad esempio l'acquisto delle bottiglie di plastica che sono dei principali prodotti che finiscono nella differenziata. Per fare questo il Comune di Bra, assieme al consorzio Coapser e col supporto tecnico della cooperativa Erika, hanno ideato il progetto Zero Plastica in Bra, bevi comodo e spendi meno. Questo progetto ha tre obiettivi, quello di aiutare a fare correttamente la differenziata, a ridurre i volumi, come ho detto, e a promuovere l'uso dell'acqua potabile. Lo fa attraverso un concorso, si rivolge alla fantasia degli studenti e dei cittadini, nel ideare un disegno, un testo, una poesia, una canzone, un video, i ragazzi sanno essere molto bravi con questo strumento, per insegnare ai propri concittadini e invitarli a raggiungere uno di questi tre obiettivi. Obiettivi. E io bevo acqua del rubinetto da anni, so che molti lo fanno, io sono insegnante, nella mia scuola tutti i ragazzi hanno la propria borraccia che ormai è diventato un must ed è quasi per qualcuno una vergogna avere una bottiglietta di plastica, questo è un grande risultato, so che molti cittadini la bevono. Invito tutti a farlo sapere perché spesso qualcuno pensa che non ci sia nessuno che beve l'acqua del rubinetto, in realtà sono moltissime le persone. Ciononostante esistono delle persone che hanno dei dubbi che l'acqua del rubinetto sia salubre, che sia buona da bere, che non abbia troppo calcare, quindi per fugare questi dubbi che permangono in alcuni cittadini abbiamo contattato il dottor Maimone, direttore del settore di prevenzione dell'ASL Cuneo 2, al quale abbiamo rivolto alcune domande a tratti anche impertinenti, ma che sono quelle che si trovano anche sui social nei confronti dell'acqua potabile. Lo ringraziamo molto perché ci spiegherà perché l'acqua di Bra è sicura, anzi scopriremo che è ancora più pulita e buona di quella che bevevano i nostri nonni.